mentre venivo qua sul treno stavo scrivendo un capitolo per un libro che si chiama Prospettive di sviluppo delle città verdi. Io sono sempre diviso fra un pragmatismo derivante dalla preparazione scientifica e una parte mia di sognatore che il futuro sia migliore, non solo in termini economici, che viviamo una congiuntura molto particolare, ma proprio anche in termini, tra virgolette, ambientali, cioè che si crei in Italia una coscienza ambientale a 360 gradi, che manca del tutto in Italia. Cioè noi non siamo capaci di fare, appunto, come nella Turingia, la Ruhr è la terza area più densamente abitata d'Europa, sono 5 milioni e mezzo di abitanti. Se avrete occasione, o l'avete avuta occasione, di salire sulla montagnola creata dalle scorie, dagli scarti delle acciaierie, delle miniere di carbone della Ruhr, è alta adesso 180 metri, dalla cima fate una foto a 360 gradi, vedete una massa di verde enorme. In realtà dentro quella massa di verde è pieno di case, le case una volta dei minatori, dei lavoratori, adesso trasformate in edilizia residenziale. Quindi non si ha modo di capire che quella è un'area molto densamente abitata, cosa che purtroppo non è così per le nostre città. Si percepisce questa mancanza di verde, o di un verde non sostenibile anche in termini di qualità, e non facciamo niente per il nuovo. Abbiniamo la parola ornamentale, cioè l'aggettivo ornamentale, al sostantivo verde, che è come se fosse un qualcosa di più, cioè un ornamento. In realtà ormai nel 2012 non è più un ornamento, è una necessità stringente, perché sappiamo bene, ormai è conclamata tutta la serie di benefici che gli alberi e il verde in generale apportano non solo sulla bellezza estetica di una città, ma soprattutto sulla nostra salute. E il nostro paese spende pochissimo sulla ricerca, spende pochissimo anche nel costruire città più sostenibili. Pensate che ormai i paesi dove si costruiscono città sostenibili sono la Cina, la Malesia, i paesi arabi, soprattutto gli Emirati. La Malesia, per dire, la capitale, adesso la capitale amministrativa, che è Putrajaya, chiamata città giardino, e accoglie centinaia di migliaia di turisti. Non solo la Malesia, c'è un'indagine, arrivano anche da altri paesi intorno, dall'Indonesia, dall'India e dalla Thailandia, ed anche dalla Cina, per vedere come è stata progettata Putrajaya, che ha qualche anno la città. Non è che ci sono anche le critiche, criticano che è stata abbattuta praticamente un palmeto per costruire questa città. Però una città a impatto zero in questo momento, quindi a emissioni zero. Come sono a emissioni zero tutti i nuovi progetti fatti in India, anche, me l'ho scordato, in Cina, Malesia, altri, e nei paesi arabi. Insomma, penso un po' a quello che sarà il futuro. E sicuramente nel futuro c'è anche quello che avete trovato nella rivista che vi è stata data, cioè l'edible landscaping. Quando si parla di edible landscaping la gente si mette quasi a ridere, no? Quando in realtà basta andare fuori, come al solito, in Germania, a Parigi addirittura le Tuileries, c'è un giardino fatto solo con piante che hanno parti edule e che sono anche ornamentali. E non importa andare alla salvia, al rosmarino, che sono banalmente edule. Ma pensate anche ai cavoli, ma le stesse carote che menzionava prima Mimma, i finocchi sono bellissimi, i carciofi, anche il tiglio stesso. Si producono le ottime tisane, quindi non è solamente l'ortaggio, o è una cosa un po' diversa, un concetto anche in questo caso a tutto tondo di coltivare piante per scopi anche alimentari. E viene visto adesso anche come un'integrazione del reddito. Ma se voi andate negli Stati Uniti il sabato mattina, anche la domenica, ogni paese, ogni città, l'ho visto a San Francisco, c'è un mercato in cui le persone che hanno orti, che hanno chiaramente produzione in sovrabbondanza, la possono collocare e vendere direttamente sul mercato senza aver bisogno di particolari licenze, senza aver bisogno di particolari permessi, e ciò favorisce anche una conoscenza, una maggiore, diciamo, anche un avvicinamento delle persone a questa pratica, che vuole sottolineare è una pratica che non fa solamente bene al fisico, non fa solamente bene perché si possono mangiare, o anche al portafoglio perché è un'integrazione reddito, ma fa soprattutto bene al benessere personale.